Rispondendo alla domanda, questa frase lei in cielo l'avrebbe detta, così dicono i parenti seguanti Pietro, l'avrebbe detta Papa Francesco alla famiglia quando li ha ricevuti, e se questa frase ha un risvolto di realtà vuol dire che per la prima volta un Papa dice che è morta Emanuela, perché questo non è mai stato detto a nessuno, cioè molti ancora pensano addirittura che sia viva, che abbia sposato un musulmano, non voglio dire cose ridicole. E niente, noi penso che il film è esattamente il contrario di questa frase, cioè la verità non sta in cielo, la verità sta in terra, e io penso che questo film dia un assist, diciamo così, a chi vuole proseguire ulteriormente le indagini per fare quell'ultimo metro. Manca solo più un metro per tirare fuori quello che veramente si sa, perché si sa attorno a Emanuela, e che penso che il film abbia questa valenza, e questo penso. Beh, l'ultimo metodo, allora, la magistratura, come voi sapete, ha chiuso le indagini chiedendo appunto la chiusura perché non ritengono le prove sufficienti per andare a processo. Però se voi leggete le 88 pagine dell'archiviazione, che sono quasi un racconto, ci sono dentro tutti gli elementi per andare a processo. Io non sono un giudice, però sono molto stupito che ci sono le intercettazioni. C'è l'autista di De Pedis che dice l'abbiamo fatto per soldi, c'è un altro che dice sì, ho portato la ragazza a Piazza del Risorgimento perché me l'ha detta De Pedis e mi ha regalato una moto, cioè tutte cose che sono cose che scrivono i magistrati. Ora uno si chiede perché non siano andati a processo. Poi questa storia della documentazione in possesso del Vaticano non è una cosa che mi sono inventato io, appare agli atti, quindi è indubbio che il Vaticano ha questo dossier. Perché non lo tira fuori? Cosa c'è dentro? E io penso che l'ultimo metro è questo, siccome si sa che c'è il dossier, se si tirasse fuori questo dossier forse si saprebbe quella che è la verità. Ecco, io non ho, come dire, non credo che questo film convincerà qualcuno a tirarlo fuori, però siccome mi illudo e credo che Papa Francesco creda nella trasparenza, magari salterà fuori. Io sono convinto che nel giro di un mese qualcosa verrà fuori. Poi quantificato, ha avuto una linea, purtroppo ha avuto, secondo me ha avuto l'errore di avere questo Marcinkus, che io non credo che il Papa sapesse che cosa combinava, e purtroppo le cose sono vere. Le cose che vi racconto fino non le ho inventate io, per esempio l'incontro dell'FBI e proprio il dialogo che loro hanno riportato nel rapporto. E poi, non so cosa dire, certo, uno che dirige la banca del Vaticano, che crea una banca overseas per non pagare le tasse in Italia, che si allea a Carli, che fa una transazione in cui riconosce 450 milioni di dollari dal Vaticano, mi hanno detto no, sono 428, vabbè, cambia poco. E insomma, sono cose che lasciano al pubblico esterrefatto. Però io credo che invece un pontificato come quello di Bergoglio queste cose non le farebbe mai, quindi è un passo avanti. Penso che questo film sia anche un modo per far capire, come dice questo vescovo nel film, che nella Chiesa esistono la parola di Cristo e l'anima del diavolo, questo è indubbio. Ecco, quello che non vorrei che questo film venisse visto soltanto come il racconto dell'anima del diavolo, perché c'è invece anche la parola di Cristo. Questo vescovo che io rappresento è una figura bellissima, non lo dice meglio il clamore del silenzio. Ecco, quello che questo film è proprio questo, meglio il clamore del silenzio. Se leggete le 88 pagine, che sono bellissime da leggere, io vi invito a leggere, sono pubbliche, vedete che sono tutte cose vere. Sabrina Minardi è vero, è una drogata, è vero, è parzialmente attendibile, però gli alcuni riscontri, ma noi magistrati abbiamo fatti, sono risultati attendibili. Su De Pedis lasciamo perdere, ci sono 10.000 processi che hanno cercato di svolgere, idem sugli altri personaggi. Quindi io invito soprattutto i giornalisti, quando ci attaccheranno, perché adesso avranno attacchi a tutte le parti, a andare a verificare le fonti. Io adesso non voglio autoimbrodarmi, però non sono soltanto un regista, sono anche un ricercatore, quindi non sono uno che si inventa le cose. Io vi invito veramente a vedere tutte le scene che noi abbiamo fatto e che ci diranno che non sono vere, andate a vedervi la documentazione e vedrete che sono accadute.